Andiamo a Livorno per parlare di un evento che sarà tra Livorno e poi Torino il prossimo fine settimana, ma per saperne di più io direi di collegarci subito con Livorno, con Patrizia Barzotti. Patrizia, buona domenica, ciao, benvenuta Roberto, su Iso Radio. Buona domenica a te, a tutti gli ascoltatori. Qui abbiamo un traffico di emozioni, devo dire. Immagino. Raccontiamo un po' a chi viaggia che succederà in questi giorni. Anzi, anche allora, oggi. Sì. Anche oggi. Oggi abbiamo qui a Livorno, all'Accademia Navale di Livorno, per l'appunto il primo incontro tra le 20 giovani donne debuttanti e gli aspiranti Guardia Marina per questa 27esima edizione del Gran Ballo della Venaria Reale, che è un evento di formazione, cultura e solidarietà. Un momento in cui si sogna, un momento in cui si parla di tradizioni, ma con altrettanta serietà e impostazioni si parla di si affrontano tutti i temi sociali che appartengono alla nostra società contemporanea. Quindi le debuttanti indosseranno le scarpette rosse in segno proprio di lancio del messaggio contro la violenza sulle donne. Quest'anno faranno il loro ingresso nella Venaria Reale sabato 28 e durante la promenade, insieme ai loro cavalieri, appunto, gli aspiranti Guardia Marina, terranno in mano un ramo vivo di Assisi per lanciare un altro importante messaggio sulla pace, perché quello che il mondo sta vivendo è drammatico e quindi queste giovani coppie vogliono essere vicini e assolutamente solidali con tante vittime. Certo, che stanno soffrendo in questo momento. Non si può far finta di niente, Patrizia, ovviamente. No, quindi giustamente c'è anche questa sottolineatura importante. Dicevo, un evento tra passato, presente e futuro, c'è la tradizione, ci sono gli eventi di questo momento, c'è il futuro che sono i giovani, sia i giovani della Marina, sia le ragazze, le debuttanti. Come vengono scelte le ragazze? Le ragazze si propongono, amano i valori di questo evento, amano i messaggi che trasmette, ma non dimentichiamoci che amano anche sognare, perché certo, sono delle giovani donne, per cui il contesto è all'interno di una Reggia Sabauda molto bello, compreso ovviamente l'Accademia Navale di Livorno, che è il luogo della tradizione, ma anche del futuro, perché questi giovani poi saranno i comandanti di domani, e quindi si propongono loro attraverso i media, attraverso di voi, ogni volta che viaggiamo raccontando questa manifestazione, diciamo che mettiamo la curiosità e vi vengono a cercare, insomma, in qualche bravo, modo le donne, le mamme, le stesse ragazze, perché no? Quindi c'è una grande voglia, devo dire, di raccontare uno spaccato di giovani, Roberto, importante, perché sono giovani che si divertono come tutti gli altri, ma hanno voglia di non trascurare quelle che sono le tradizioni che appartengono all'uomo. Anche perché nelle serie televisive, nei film, quel mondo lì, quel mondo che ci riporta di qualche anno indietro, ce lo propongono. È a grande successo. Esattamente. E quindi sono un mondo sempre così reale che fa ovviamente sognare, e poi ci si sposta a Torino, insomma, tra Livorno e Torino questo grande evento. Tra Livorno e Torino mi piace anche ricordare, perché come dicevamo l'evento è anche, soprattutto quello di sabato 28, un evento, una serata di charity, e l'ente beneficiario per il secondo anno è SOS Villaggi dei Bambini, quindi guardando al futuro vogliamo anche guardare ad un futuro cercando di rispondere a quelle che sono la povertà educativa, la povertà di istruzione, l'assenza di cure genitoriali, e SOS è particolarmente attiva purtroppo anche in questi territori che sono campo di battaglie, di guerra e di tragedia. Eh sì, purtroppo sì, quindi ci saranno veramente tanti argomenti. Tra poco avremo altri ospiti, no Patrizia, per tra entrare un po' nel vivo. Avrete altri ospiti, tante sorprese, anche cose curiose che magari io non vi ho raccontato. Benissimo, quindi andremo un po' ancora a cercare notizie, ma intanto tu, insomma, ci hai spiegato bene di che si tratta, possiamo cominciare a sognare, e le ragazze che ci stanno ascoltando in viaggio magari possono cominciare a proporsi per i prossimi anni, per il prossimo assolutamente, anno. Assolutamente, assolutamente, sulle note di Blue River
che è un valzer che in questo momento le ragazze stanno danzando. Io vi saluto, ti ringrazio di cuore Roberto e ovviamente ringrazio Isoradio per essere il nostro media partner. Grazie a Patrizia Barzotti per averci così introdotto in questo mondo fantastico. Tra poco ci torneremo, tra poco torneremo a Livorno.